Ultimo giorno della conferenza della CISL Riccione con il segretario generale Anna Maria Furlan. Per noi Antonio Farnè. La commozione suscitata dai morti di Parigi, un ricordo che ha conquistato l'applauso della platea. Poi l'appello dei sindacati europei in testa a quelli francesi contro il terrorismo fondamentalista. È partita da qui la conferenza nazionale programmatica organizzativa della CISL che si è conclusa a Riccione. 4 giorni di dibattito ad alta intensità sul ruolo del sindacato, ma anche sullo stato di salute del paese, alle prese con incoraggianti segnali di ripresa. Partiamo da qua. Mettiamo al centro i giovani, le giovani donne, i giovani uomini del lavoro e del paese, il dialogo, la responsabilità. Acceso in questi giorni il confronto sulla legge di stabilità dopo le riserve espresse dalla Commissione europea, una legge a rischio di non conformità secondo gli esperti di Bruxelles. Al governo la CISL manda messaggi precisi. Guardare con molta più attenzione al sud del nostro paese, quindi mettere al centro politiche fiscali e occupazionali di vantaggio, trovare le risorse per fare un contratto dignitoso per i lavoratori e le lavoratrici della pubblica amministrazione, tornare indietro ad esempio sul 3.000 euro di contante, mettere al centro la crescita. Altro tema caldo, quello del modello di contrattazione da adottare sui tavoli di trattativa. CGIL e UIL spingono per la contrattazione collettiva che si scontra con quella aziendale e territoriale proposta da Confindustria. La CISL è in mezzo su posizioni più dialoganti e auspica una mediazione. Il 25 noi ci incontreremo con la CGIL e la UIL. Mi sembra che finalmente sia davvero maturato il coinvolgimento di realizzare un nuovo modello contrattuale. Innanzitutto dobbiamo rilanciare la capacità produttiva delle imprese, ma rendendo anche più pesanti le buste paga.